ragione, Ned. Vedi anche tu quello che vedo io? Certo, fratellino Ed. È come se vedo una furgonata di allettanti televisori. Avanti, Ned. Guadagniamoci il pane quotidiano. Sono pronto. Dai, schiaccia a tavoletta. Ehi, ma cos'è questo fumo? Farò qualche spesuccia. Ok, ho fatto il pieno, Ed! Allarme a tutte le auto! I ladri dell'autostrada si dirigono verso nord sulla freeway! Qualcosa mi dice che sono i tizi che stiamo cercando noi. È la polizia che parla! Accostate o vi ritroverete col sedere per terra! Devono essere i razziatori dell'autostrada! Dai gas, Proctor! Non voglio che Mahoney ci batta in volata! Sì, signore! Va bene, Proctor, credo che così possa bastare. Agli ordini, signore. Vorrei sbagliare, ma abbiamo un piccolo problema tecnico, signore. E tra poco diventerà gigantesco. Presto, frena! Ok, fermi e niente scherzi. Signore, complimenti per la guida. Prendo io in mano l'operazione, Mahoney. Per dindi rindina, deve ancora nascere il poliziotto che mette nel sacco i miei nipotini. E quello che diavolo è? Una cosa è certa, ha la precedenza. Avanti, fuori dalle macchine. Oh? Capitano, signore! Non ora, Proctor! Faresti meglio a dargli retta, grand'uomo! Signore, aiuto! No! E adesso, tesorini, sloggiamo in fretta! E questa era la mia auto? Si tiri su col morale e faccia finta che sia la mia macchina! Non stare lì impalato, Proctor! Chiama il carro attrezzi! Carro attrezzi! Li abbiamo persi e adesso che facciamo? Piloti così si trovano solo al circuito delle stunt car. Chiamerò anche gli altri ragazzi. Stiamo cercando un paio di bolidi rossi con dei fulmini gialli sulle fiancate. 8 cilindri, 2 scarichi con albero a camme in testa. Già! Le dice niente? No. Abbiamo fatto tutti un buco nell'acqua. Già, non resta che tornare al distretto. Ehi, dove sono Zed e Switch? Ragazzi, ci rivediamo al comando. Roger, Roger! Cos'è questa puzza terribile? Io non sono. Aspetta, io conosco questo profumino. Fegato di rane, patate rancide, cervello di lumaca. Fra un po' vomito. Luridi ladri senza scrupoli. Ladri di auto? Ladri di ricette. Questa è la ricetta segreta della mia famiglia per lo stufato risuscita morti. Tu aspetta qui fuori, io vado a vedere. Mortale. Un dannato sbirro. E si sta slappando il nostro stufato risuscita morti. Vieni fuori, verme, o questa sera a cena mangeremo spezzatino. Ehi là, si è aperta. Nipotino Zed. Sei uno sbirro? Sì, certo che lo sono. Ora ti daremo una bella spazzolata per essere caduto così in basso. Boia! Comportatevi come si deve. In fondo lui è comunque vostro cugino, anche se ora è un pidocchioso, nauseante, piedi piatti. Oh, sei il solito rannocchietto. Ed ho bel po' di tempo che non vedevo il mio nipotino di città. Guarda, porto sempre con me il nostro album di famiglia, piccolo Zed. Già allora voi tre eravate dei gran bei mocciosi. La nostra prima macchina è il mio primo ciclo. E dai, aggregati a noi, piccolo Zed. Ehi,
scapperi, ma siete voi i razziatori dell'autostrada? Puoi dirlo forte, nipotino. E tu e la tua motocicletta ci fareste davvero molto comodo. Oh, wow, farei famiglie! Ma non posso. Perché no? Perché ora ho messo la testa a posto. Sono uno che crede nella legge e nell'ordine. Sono un vero poliziotto. E questo significa che voi siete in arresto. Sei un adorabile burlone, Zed. Dateci dentro, ragazzi! Salve, sia Berta. Che cosa diavolo ti faccio vestito da poliziotto, eh? Quei cazzotti in testa devono avergli fatto dimenticare che è uno sbirro. Sbirro? Ah, bentornato a casa, piccolo Zed. Finalmente ho di nuovo con me i miei tre fantastici frugoletti. Che bello, che cosa aspettiamo? Facciamo subito un bel colpetto sull'autostrada, un colpo in famiglia! Oh, santo cielo, cosa stanno facendo al povero Zed? Ha bisogno di aiuto. Ora che Zed è diventato dei nostri, ci divertiremo un mondo e lavoreremo sul serio. Ehi, molla il mio stufato! Io ho ancora fame! Giù le ciampe, è mio! Comportatevi come si deve. Ricordatevi che siamo criminali bene educati. Ok, vi illustrerò il piano della nostra prossima razzia. Il camion che vedete qui domani percorrerà l'autostrada 9 verso mezzogiorno. Zed ha scoperto i razziatori dell'autostrada! E sarà pieno fino all'inverosimile di frigoriferi, lavatrici ed altri elettrodomestici del genere. Tutta roba costosa di gran lusso. E noi gli sgraffigneremo tutti, vero zia Berta? Ah, tu sei sempre stato un'aquila, figliolo. Ok, secondo il mio piano il via lo darà il nostro Zed, che assalterà il camion facendo una fantastica evoluzione con salto della morte come questa. Eccezionale! Diventeremo più famosi di Black Decker, di Bush Cassidy, di Bill Kaide e della banda Biscotti! Vieni, ti faccio vedere la moto. Ragazzi, che sballo di moto! E guarda che linea! Studiala con calma. Noi intanto andiamo a preparare le auto per lo spettacolo. Psst! Zed, sono qui. Sei stato molto astuto a farti passare per un tipaccio come loro. Ma... guarda, guarda, guarda uno sbirro. Io detesto gli sbirri. Non ti sembra di esagerare un pochino ora? Questo è un giorno fortunato. Zed ha beccato uno sbirro ficcanaso. Cosa vuoi che ne faccia di lui, zia Berta? Quella cosa, voglio dire, la signora e tua zia? Che ne dite di fargli fare un bel giretto, ragazzi? Ai ordini! Un momento, Zed, noi due siamo soci, te ne sei scordato! Pronto, signorina? Mi passi la polizia? Zed, che cosa? No! Oh, non ci posso proprio credere! Davvero? No! Oh, Switchak dice che i razziatori dell'autostrada sono parenti di Zed! No! E questo è niente! Zed si è aggregato a loro! Oh, hanno in mente di assalire un camion domani alle 12 sull'autostrada numero 9! Dì a Switchak di rientrare. Ho io il piano buono per fermare quei banditi una volta per tutte. Eccolo lì, il nostro piccioncino tutto d'oro. Ok, ragazzi, ci siamo quasi. Siete pronti? Via, via, via! Fenomenale, ce l'ho fatta! Ok, signor conducente di camion, sulle zampe! Ma
siete sbirri! Affermativo! Ti prego, Zed, torna in te! Sbirri! Sbirri! Pronto, pronto, è Tuck che parla! Bersaglio individuato, tocca a voi, soci! Queste sospensioni non valgono niente! Non lasciateveli scappare! Accosta, amico! Niente da fare, sbirro! Allora sarò più convincente! Ti aperta! Forza, forza, Ed e Ned, picchiate gli sbirri e fateli pure, Ed! Siamo cattivissimi! E adesso cosa possiamo fare per Zed? Sei tu il suo socio e lui è in difficoltà, fai il tuo dovere! Vuoi dire che dovrei salire lassù? Pipiri fausti, pipiri pette degli sbirri, facciamo polpette! Ehi, Zed, sono io, il tuo socio Switchak, ti ricordi? Ti ricordi? Mi fai senso solo a guardarti, schiacciatina! No, sono Switchak, sforzati di ricordare, dividiamo lo stesso armadietto, hai due fette di gorgonzola fra i calzini! Questo è vero! Ma chiunque potrebbe saperlo, io detesto gli sbirri! Ehi, amico, hai forato! Com'è che non vedo gomme a terra? Adesso da bravo vieni con me, teppista! Pare sia arrivato il momento di dare manforte ai miei adorati nipotini. Mia, credo che prima però mi rifarò il trucco! Questo non è giocare secondo le regole. Non te la prendere, Jones. Abbiamo un problema un po' più grave. Alla via così, zia Berta! I miei colleghi si trovano in pericolo. Devo agire. Devo riuscire. Io riesco sempre. Ma che fa quel pirata? Frena! Meglio ritirarvi nel vostro nascondiglio di emergenza, ragazzi! Ehi, zia Berta, aspettami! Fermo, Zed, non ti lascerò andare così! Ma chi me l'ha fatta fare? Mi spiace ammetterlo, ma ci sono sfuggiti. Ok, dividiamoci e pattugliamo la città. Aspettatemi, ci sono anch'io! Quegli sbirri continuano a metterci i bastoni fra le ruote. Andiamo, ragazzi. Non dobbiamo lasciarci scoraggiare per un piccolo colpo mancato. Il prossimo sarà così grosso che bilancerà le cose. Non potete! Rubare sarebbe contro la legge! No! Sto leggendo se su Mondo Ladro ci sono delle offerte di lavoro. Ecco quello che ci voleva! Cosa hai visto? Cosa? C'è un aereo da carico zeppo di milioncini che decolla fra poco più di un'ora. Sarà quello il nostro bersaglio. Evviva! E di me che ne fate? Perché non lo stendiamo? No, proviamo a ipnotizzarlo. Lo porteremo con noi, nel caso i suoi compari tentino qualche brutto scherzo. Ecco l'hangar. È meglio che tu ti tenga pronto, Zed. Prenderà il volo da un momento all'altro. Lo sai, potreste beccarvi 20 anni di prigione per questo. Lo so, è da sempre il mio problema. Non riesco mai a tenere la bocca chiusa. Pronto. È permesso, mi sentite? Passatemi la polizia. Allarme a tutte le auto. I malviventi dell'autostrada sono stati individuati all'aeroporto cittadino. Questo è per noi. Guarda, guarda! Ce l'hai la vernice, vero Zed? Eccola qui! Wow! Sono nato per volare! Già
diamo una pulitina? Decollo sospeso, visibilità zero. Pronto per caricare? Oh no, ancora gli sbirri. Non importa, ragazzi, abbiamo preso quel che ci serve, filiamocela. Aspettatemi! Ok, Laver, acciuffiamo uno di quegli scimmiotti. Oh no, ancora tu! Infatti, amico, e questa volta non mi scappi, eh? Beh, te l'ho fatta! Ma come osi prendere in giro il mio compagno? Oh, non fatemi male, per favore! Che cosa avete fatto a sé? L'abbiamo bastonato sulla zucca e si è dimenticato di essere uno sbirro. Ah, ecco, adesso sappiamo perché Zed si comporta come un delinquente. Alla polizia che parla, la invitiamo ad accostare l'auto al lato della pista. Perché? Se no, cosa mi fai? Non ho altra alternativa che ricorrere alle maniere forti. Hai il diritto di non parlare. Aiuto! Zia Berta! Per tutti i gangster hanno preso Ed e Ned. Beh, di sicuro non prenderanno noi, stai tranquillo. Sono spiacente, ma non posso permetterti di farla franca. No, per tutti i diavoli! Avanti, Zed, è meglio cambiare aria! Non mi lascerò prendere facilmente il birro, eh! Non vale azzannare! Switchak, Zed ha avuto un colpo in testa e si è scordato di essere un poliziotto. Forse una manganellata potrebbe farlo tornare come prima. Io non ho niente da perdere. E poi lo faccio per il tuo bene. Come ti senti, Zed? Switchak, come te la passi? Quattro occhi combina guai. Zed, allora stai bene. Sì, ma non per molto. È meglio scappare. I nipoti vedrò di liberarli più tardi. Questa volta tocca a me fare qualche mossa. Vai e torna vincitore. Smamma, piedi piatti, giù le zampe dai miei verdoni! Oh, beh, se sono tuoi, allora forse è meglio che tu non li perda di vista. Per tutti i diavoli, non vedo più niente! Meglio filarsela! Tutti i miei soldi, sì! Spero tanto che non ti arrabbierai con me, zia Berta, ma ti devo dichiarare in arresto. Mi sfruguglia tutto dirlo. Traditore! Doppio giochista! Sei una vergogna per il buon nome della nostra famiglia! Stufato resuscita morti per tutti? Oh, sì, stufatino, mi dispiace tanto, zia Berta, ma ho fatto solamente il mio dovere. Però ci sono anche delle buone notizie, sapete? Ah, sì? Ci restituisci il malloppo e ci fai uscire da questo buco? No, non credo di poterlo fare. Ma ho convinto il giudice a commutarvi la pena in un corso di addestramento alla scuola di polizia. Noi dovremmo diventare sbirri? Neanche per sogno! Vuoi che ti faccia diventare blu anche la faccia? Aglio! Quando inizierete a crescere, guardate Zed, lui è diventato qualcuno. In fondo fare il poliziotto non gli ha fatto poi tanto male. Mi stai dicendo che accetti? Beh, sai in che modo la penso. Se non riesci a batterli, unisciti a loro, non è vero, nipoti? Proprio così, zia! E finalmente saremo di nuovo tutti insieme come una volta. Mi è sempre piaciuto il tenero abbraccio della famiglia.